Abbiamo battuto la Juve allo Juventus Stadium per la prima volta nella nostra storia. Siamo attualmente al terzo posto. Abbiamo ripreso in mano una stagione che era iniziata in modo perfetto, ma che ultimamente si era messa sui binari sbagliati. Abbiamo scoperto che Brahim Diaz non è quel giocatore fumoso che tanti criticavano, o comunque io lo facevo, ma invece è un razzo e che a differenza di quello cinese, quando parte sa sempre cosa fare con la palla attaccata al piede. Abbiamo avuto la conferma che Theo Hernandez, quando in serata, ossia nell'80% delle volte in cui scende in campo, è il terzino più forte del campionato. Abbiamo ancora una volta potuto ammirare le gesta di Fikayo Tomori, che di nuovo ha tirato fuori una prestazione super, rendendo Cristiano Ronaldo e Morata due attaccanti di terza categoria. Abbiamo visto che Donnarumma e soprattutto Çalhanoğlu, anche se ancora non hanno rinnovato il contratto con noi fino all'ultimo, faranno di tutto per portare questa squadra in alto. Abbiamo visto che criticare Pioli è facile, e non sempre le sue scelte sono giuste. Ma puntare su Brahim ieri, fino al fischio d'inizio, sembrava una follia totale. Lui lo ha fatto e lì ha vinto la partita. Abbiamo visto e imparato un sacco di cose ieri sera. Eppure, già da oggi, tutto questo non conta più nulla. Tante volte negli anni passati la beffa non è arrivata nel momento che sembrava più difficile, bensì in quello che sembrava invece soltanto di passaggio. Quante volte abbiamo perso con il Sassuolo per caso? Quanti punti abbiamo buttato nel cestino quando Gattuso le dava il Milan 2 anni fa e il quarto posto sembrava ormai una formalità? E che dire della partita di quest'anno con lo Spezia? Tutti eravamo già concentrati sul derby della settimana successiva. Tutti eravamo sicuri che lì si sarebbe giocato il nostro scudetto. E invece in Liguria abbiamo disputato una partita talmente brutta che ancora oggi a Milanello se la sognano di notte. E nessuno mi toglierà dalla testa che noi lo scudetto l'abbiamo perso contro i Liguri e non contro i nostri cugini. Abbiamo disputato una stagione da 8 e mezzo, per alcuni da 10. Certo, alcuni ancora non perdonano a Pioli il crollo della seconda parte di stagione, ma quello è un capitolo trito e ritrito. Ciò che conta è che ora come ora non abbiamo fatto ancora niente. Non siamo ancora in Champions. Battere la Juve in una finale, questa volta, ancora non ci ha portato nessun trofeo. Mancano 3 partite. Partite che all'andata abbiamo vinto soffrendo. Col Torino all'andata ci diedero quello che oggi è uno dei pochi rigori fischiati a nostro favore che non avevano molto senso di esistere. Tra l'altro per un fallo proprio su Brahim. Un girone fa, contro il Torino, Leao segnava il suo ultimo gol in campionato e l'Inter pareggiava una partita decisiva in casa della Roma e io credevo che potesse essere la giornata decisiva per il nostro scudetto. Oggi, un girone dopo, forse toccherà di nuovo a Leao sostituire Ibra, che come allora sarà di nuovo infortunato. Ora la nostra vittoria non ci porterà allo scudetto, ma costituirebbe un altro tassello fondamentale per la conquista di questa maledetta Champions che insughiamo da 8 anni, ma che ogni volta, per un motivo o per un altro, ci è scappata. Torino, Cagliari e Atalanta. Le 3 partite che ci mancano, le 3 partite che non possiamo sbagliare. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo indirizzarlo noi verso la coppa dalle grandi orecchie. Quest'anno abbiamo sognato lo scudetto, abbiamo giocato un calcio tra i migliori d'Europa, a tratti non abbiamo mai perso e siamo tornati a vincere un sacco di scontri diretti tra cui Inter, Roma, Lazio, Napoli e finalmente Juve. Quest'anno, dopo davvero un sacco di tempo, ci siamo sentiti di nuovo grandi. Abbiamo scoperto Brahim, Tomori, Çalhanoğlu, Pioli, battuto la Roma, la Juve, il Napoli, l'Inter. Tutto questo ci ha portato fin qui, all'ultimo tratto. Se perdiamo ora però, rischieremo di aver perso tutto. Ancora un pezzo, ancora un ultimo passo. 3 finali che vanno vinte. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.